Continuiamo con una seconda video lezione sulla coesione testuale, che potrà forse sembrare di grammatica pura, perché in questa video lezione ci occuperemo delle congiunzioni coordinanti e delle congiunzioni subordinanti. In realtà vedremo quanto invece conoscere la differenza tra queste due tipologie di congiunzione e soprattutto il valore di ciascuna congiunzione è molto importante per poter dar vita a un testo effettivamente coeso. E partirei così con un breve riepilogo della puntata precedente, cioè abbiamo visto che cosa intendiamo per coesione, cioè il fatto che tutti i pezzi che costituiscono un testo, quindi le parole all'interno della frase, le frasi all'interno del periodo, i periodi all'interno del testo, siano costruiti, incastrati bene tra loro, cioè diano vita a un insieme organico, a un insieme compatto. Mille volte vi ho fatto l'esempio delle costruzioni ben incastrate tra loro, ve lo voglio ribadire perché secondo me è il concetto non fondamentale per capire che in un testo tutti i pezzi si devono tenere insieme, devono essere uniti. Quindi abbiamo detto che dobbiamo controllare che la coesione testuale sia presente all'interno della frase, cioè che tutte le parole siano ben legate tra loro all'interno di una frase semplice. Quindi abbiamo parlato della concordanza, attributo sostantivo a cui si riferisce, soggetto predicato, forse la più importante, l'ordine corretto delle funzioni logiche, cioè per esempio il complemento e specificazione legato al nome a cui si riferisce. Poi abbiamo cominciato a parlare dei legami delle frasi tra loro all'interno del periodo. E quindi abbiamo cominciato nella video lezione precedente a parlare dell'uso improprio del che, del cosiddetto che polivalente, quindi utilizzato al posto di altre congiunzioni, su cui adesso ci soffermeremo, e poi abbiamo anche parlato dell'uso improprio del che come pronome relativo anche per i cosiddetti complementi indiretti. Quindi abbiamo visto che possiamo utilizzare che soltanto quando svolge nella subordinata la funzione di soggetto complemento. Negli altri casi è opportuno utilizzare cui preceduto dalla preposizione opportuna. Per ovvie ragioni non mi sono dilungata sull'uso del pronome relativo variabile, il quale, la quale, i quali, le quali, perché magari rimando a ciascuno di voi così il compito eventualmente di approfondire anche questa questione, sicuramente imparando quantomeno a utilizzare correttamente che o cui si risolvono i problemi proprio di coesione. Poi è una questione di registro scegliere se utilizzare che o il quale, quindi su questo in questo momento sorvolo. Continuiamo in questa lezione ad occuparci della coesione testuale a livello di periodo, cioè nel legare più frasi tra loro, occupandoci delle congiunzioni coordinanti e subordinanti. Dicevo, può sembrare una lezione puramente di grammatica, in realtà no, perché ha anche delle ricadute importanti proprio nella scrittura. Allora, le frasi che compongono un periodo possono essere collegate tra loro attraverso delle congiunzioni. Queste congiunzioni appartengono a due categorie, le congiunzioni coordinanti e le congiunzioni subordinanti. Le vedremo nel dettaglio. Ci basti in questo momento intanto dire che quando due frasi sono collegate attraverso congiunzioni coordinanti, parliamo di coordinazione o paratassi, quando invece vengono utilizzate delle congiunzioni subordinanti, parliamo di subordinazione o ipotassi. Siamo in presenza di coordinazione quando in un periodo tutte le proposizioni, cioè tutte le frasi, stanno sullo stesso piano della principale, cioè rivestono la stessa importanza. Sono sostanzialmente indipendenti, potremmo dire così, tra loro e sono legate da congiunzioni che sono appunto coordinanti. Le azioni espresse dai due verbi sono appunto indipendenti tra loro. Studio e guardo la TV. Le due azioni sono sullo stesso piano. Non nel senso che sono contemporanee, ma nel senso che hanno la stessa importanza. Studio e guardo la TV sono legate da una congiunzione e che semplicemente aggiunge un'altra informazione. O studio o esco. Anche qui sono due frasi sullo stesso piano. Perché sono due frasi? Perché sono due verbi, no?
Abbiamo detto che ogni verbo costituisce una frase. Quindi lo studio e esco sono due frasi, due azioni indipendenti tra loro sullo stesso piano. Mangio ma non ho fame. Anche qui non ho fame e mangio sono due azioni che si trovano sullo stesso piano. Per capire meglio che cosa significa che due azioni si trovano sullo stesso piano e sono indipendenti tra loro, forse dobbiamo dire che cos'è invece la subordinazione. Siamo in presenza di una frase subordinata quando questa frase non ha vita propria. Non ha vita propria non significa che non ha significato da sola, come banalmente si usa dire, perché dire in questo modo non ci chiarisce la natura della subordinata. La subordinata si chiama così perché ha una funzione, diciamo così, di servizio. Quindi sta sotto rispetto alla principale. In che senso una funzione di servizio rispetto alla principale? Nel senso che la funzione di questa frase è espandere, arricchire o meglio circoscrivere il significato dell'altra frase che è detta reggente. Faccio degli esempi e capiamo meglio. Se io dico mangio poiché ho fame, questa seconda frase, poiché ho fame, è una subordinata. E viene espressa soltanto per chiarire il perché, la causa dell'azione del mangiare. Quindi, questa azione, poiché ho fame, viene utilizzata come appunto per meglio circoscrivere, per meglio indicare le circostanze in cui avviene questa azione del mangiare. Ok? Quindi esiste perché serve meglio circoscrivere l'azione espressa nell'altra frase, e l'altra frase è detta appunto reggente o principale. Da sola non avrebbe ragione di esistere perché appunto la sua funzione è chiarire meglio le circostanze in cui avviene questa azione. Quindi, due frasi si dicono coordinate quando sono indipendenti dal punto di vista semantico, danno vita a due informazioni che possono essere autonome. La seconda frase, la seconda informazione non serve necessariamente a chiarire le circostanze, a espandere la prima. Mentre siamo in presenza di subordinazione, la seconda frase si dice subordinata quando la seconda frase viene espressa, o la terza o la quarta, perché possono essere anche più di una, le subordinate per meglio chiarire le circostanze, circoscrivere, completare quanto espresso nella prima frase, che è detta reggente. Prima per ordine di importanza, non necessariamente in ordine nel rigo, perché noi possiamo anche avere, poiché è appetito, Luca mangia, quindi prima la subordinata e poi la frase principale, ok? Quindi è una questione appunto di importanza. Ora, cerchiamo di capire quali sono le congiunzioni coordinanti. Questo discorso che abbiamo fatto era solo per contestualizzare meglio. Le congiunzioni coordinanti sono quelle che introducono le proposizioni coordinate. E sono diverse. La congiunzione coordinante chiarisce la relazione logico-semantica esistente tra due frasi, cioè se la seconda frase rispetto alla prima ha valore aggiuntivo, cioè aggiunge semplicemente e basta un'ulteriore informazione tipo è, mangio e ho fame. Siamo in presenza di una congiunzione aggiuntiva o meglio copulativa che aggiunge semplicemente un'altra informazione. Disgiuntivo. Cioè ci mette davanti ad una scelta, o mangio o esco, ora ci torneremo nel dettaglio. Avversativo, cioè la seconda affermazione che è comunque indipendente dalla prima, dal punto di vista logico e semantico, è in qualche modo in contraddizione con la prima. Mangio ma non ho fame. Il non ho fame è in contraddizione rispetto alla prima frase, infatti viene utilizzata una congiunzione avversativa ma, che indica che le due frasi sono un po' in contrasto tra loro. Esplicativa. Mangio, infatti, è l'ora di pranzo. Questa congiunzione, infatti, spiega meglio, cioè la seconda frase, introduce una frase che spiega, che aggiunge un'informazione che è chiarificatrice rispetto alla prima. Valore conclusivo, dunque, infine, eccetera. E allora, quali sono le congiunzioni coordinanti? Copulative o aggiuntive?
accostano due o più proposizioni, e anche pure inoltre, con un valore positivo, né, neanche, neppure, nemmeno. Disgiuntive propongono un'alternativa, ti obbligano a fare una scelta tra più parole o tra più proposizioni. O mangio o bevo, o dormo o guardo la TV, o esco o guardo un film, o mi chiami o litigo, ok? Avversative contrappongono due parole o due proposizioni, ma invece, però, tuttavia, bensì, eppure. Ho fame, ma non mangio. Ho voglia di uscire, ma resto a casa. Questo restare a casa è in contraddizione con quanto detto precedentemente. Esplicative, infatti, difatti, cioè, ossia, introducono una precisazione o una spiegazione. Conclusive, esprimono una conseguenza, una conclusione logica. Dunque, quindi, perciò, pertanto, allora, correlative, mettono in corrispondenza tra loro due parole o due proposizioni. Correlative devono essere sempre due. O, sia, né, né, tanto quanto, non solo, ma anche. Perché ci stiamo occupando delle congiunzioni coordinanti? Perché a volte i vostri elaborati non risultano coesi, e mi richiamo una lezione precedente, non risultano coerenti, perché non utilizzate le congiunzioni, quindi ci troviamo di fronte praticamente a una serie di frasi, una serie di periodi semplicemente giustapposti, senza che siano congiunti, appunto, attraverso delle congiunzioni opportune, oppure risultano incoerenti perché, per esempio, non sapete che tuttavia o che ma hanno un valore avversativo. Avversativo significa che quello che state dicendo è un po' in contraddizione con quello che avete detto prima. Se questa contraddizione tra le due affermazioni non c'è, non potete utilizzare ma, non potete utilizzare invece, non potete utilizzare però e non potete utilizzare tuttavia. Invece spesso capita di incontrare dei compiti in cui c'è tuttavia, nonostante non ci sia nessuna contraddizione, nessuna affermazione avversa a quanto affermato in precedenza. Quindi riconoscere il valore è importantissimo. Quindi, rispetto a una frase principale, che poi non è proprio principale come nella subordinata, rispetto a una frase, quella coordinata, quindi legata a essa attraverso una congiunzione coordinante, può essere copulativa, aggiunge un'informazione in maniera neutra, e se è positiva, no, neppure, se è negativa, neanche. Disgiuntiva, se vi mette di fronte a una scelta, come di fronte a un bivio, o mangi, o bevi, o entri, o esci, eccetera. Quindi, se siete di fronte a un bivio. Avversativa, se le due frasi fanno in qualche modo attoniti tra loro, sono in contraddizione, sono, virgolette, avversari, cioè si contrastano. Ma, tuttavia, esplicativa, se questa seconda frase chiarisce meglio qualcosa detto precedentemente. Infatti, cioè, quindi introduce una spiegazione, una precisazione correlativa, se sono due frasi legate tra loro dalla stessa congiunzione, sia, né, né. Un errore frequente è trovare un sia e poi il secondo mancante. Se mettere il sia ci deve essere anche l'ultimo. Infine, conclusiva, se introduce appunto una conclusione, la conclusione del vostro ragionamento. Dunque, perciò, pertanto, come dire, che porta alle conseguenze quanto detto nella precedente. Ho fame, dunque mangio, ok? Vi passo velocemente al video degli esempi, voi potete stoppare su ciascuna diapositiva e guardare appunto gli esempi. Quindi, congiunzioni copulative, positive e negative e relativi esempi, congiunzioni disgiuntive e relativi esempi, congiunzioni avversative e relativi esempi, ripeto, per ciascuna di queste diapositive stoppate, guardate correttamente, attentamente esempio e spiegazione, congiunzioni aggiuntive ed esempi, congiunzioni dichiarative, o le ho chiamate prima esplicative, è la stessa cosa, ed esempi, e infine congiunzioni conclusive e relativi esempi, ci dovrebbero essere le correlative, ecco qua, che stabiliscono una relazione che può essere affermativa, e sia, né, né,
Oppure appunto OO. Imparate a riconoscere correttamente il significato e la funzione logica di ciascuno per non fare errori.